Cerchiamo di cominciare subito in orario. Benissimo. Allora, buongiorno a tutti e ben ritrovati per chi arriva dalle prime due sessioni stamattina e buongiorno a chi si collega per la prima volta in questo momento. Per chi non mi conosce, sono Francesca Arditani e sono Country Manager di Eraser Italia. Oggi, in questa sessione, siamo qui con Jacopo Romei. Jacopo l'ha conosciuto perché l'anno scorso ho fatto il Master in Digital Transformation del Talent Garden e le sue lezioni mi hanno folgorato. In particolare perché io ero in un mondo, in una classe dove la maggior parte dei miei compagni ovviamente lavoravano nel profit e i discorsi di Jacopo invece mi hanno colpito perché secondo me erano fondamentali, ancora di più se erano fondamentali nel profit, figuriamoci nel no profit. Quindi ho pensato di invitarlo e lui gentilmente ha accettato. Quindi vi lascio alla sua presentazione sul business model e sulla value proposition. Vi ricordo che Jacopo vi chiederà di fare delle cose, fare un piccolo giochino, di utilizzare la chat, quella che è non le Q&A, ma la chat per rispondere alle domande che vi farà, mentre invece nella chat Q&A, quella che è sul doc verso destra, utilizzatela pure per fare delle domande a cui risponderemo alla fine della chat, risponderà Jacopo alla fine della sessione. Grazie mille e ci vediamo dopo. Ciao Jacopo, grazie. Grazie Francesca, buongiorno a tutti. Allora, io ho a questo punto una quarantina di minuti, vorrei lasciare spazio a delle domande, se ce ne saranno, o se non ci sarà spazio, cioè se non ci saranno domande, avrete comunque, come dire, un vantaggio ad avere una sessione più breve, perché se non suscita domande, tipicamente non ha suscitato neanche interesse, a questo punto tanto vale che duri il meno possibile. Decisamente ci saranno dei momenti in cui interattivi, non vi preoccupate. Se l'interazione sarà confusa, non vi preoccupate, cioè, nel senso, io sarò interessato a leggere le risposte e poi vi risponderò a voce e faremo dei commenti, faremo un gioco sostanzialmente. Comunque, intanto settiamo le basi. Chi diavolo sono? Allora, io sono stato uno sviluppatore software, la prima volta che mi hanno pagato per farlo è stato nel 1996. E sono stato imprenditore 2 o 3 volte, dopo 2 minuti, meno, 2, 30 secondi. E diciamo dal 2003 in poi sono stato affascinato da nuovi modi di organizzare il lavoro di quelli che erano già a quel punto i miei team, i miei impiegati letteralmente. Questo interesse si è allargato piano piano dal software a tutto il cosiddetto knowledge work, cioè tutti i lavoratori dell'intelletto che lavorano su prodotti non seriali. Quindi tutti i professionisti o le aziende basate su professionisti che lavorano su pezzi unici, quindi il software, certamente, la fotografia, l'architettura, l'editoria, il design, eccetera, eccetera. Ora, è all'interno di questo tipo di consulenze che diciamo, è a causa di queste consulenze che il Talent Garden, dove ci siamo conosciuti con Francesca, mi ha chiesto di tenere alcune lezioni. Il tema di oggi è sostanzialmente legato a come percepiamo il valore e come lo facciamo percepire agli altri, al di fuori della nostra organizzazione, delle organizzazioni in cui lavoriamo. Allora, cominciamo subito, vado nel concreto. Allora, forse alcuni di voi conoscono questo diagramma, forse è stato addirittura citato nella sessione precedente che non ho avuto la fortuna di poter seguire in diretta, avrei voluto. Questa si chiama Business Model Canvas, solo per chi non dovesse saperlo, lo dico brevemente, è uno schema in 9 blocchi che permette di descrivere le componenti fondamentali di un modello di business. Un modello di business, cioè la descrizione di come un'azienda crei valore e possa ricavarne sostanzialmente perseguendo una generazione, diciamo, un modello sostenibile. Di questi 9 blocchi, oggi ci interessa porre l'attenzione su questi tre, che chiamiamo Customer Segments, Value Proposition e Key Activity. Allora, sono sommariamente. Il customer segment è il destinatario del valore erogato dalla nostra organizzazione. La value proposition è il valore erogato dalla nostra organizzazione e le key activity sono il lavoro necessario per erogare
tale valore. Cominciamo da questo. Allora, quindi la key activity è interessante, voglio chiarire prima, voglio approfondirla prima perché vorrei anche, tra virgolette, liquidarla. Nel senso, la key activity è quello che facciamo. Se io sono uno sviluppatore, programmo. Se io sono uno scrittore, scrivo. Se sono una persona che si occupa di raccogliere fondi e donazioni, la key activity probabilmente sono incontri, cene, appuntamenti, email e organizzazione di eventi. Adesso perdonatemi se nel fare esempi, io cercherò di tenermi allo stesso tempo sia la larga da esempi nel vostro dominio, per evitare di suscitare reazioni troppo attaccate a quello che sapete già e che io so sicuramente meno di voi, allo stesso tempo cercherò invece di farne ogni tanto per cercare comunque di parlare, di dare concretezza alle mie parole. Quindi la key activity è sostanzialmente quello che facciamo, se siamo degli architetti, è lavorare su CAD per fare dei progetti. Se sono, faccio l'ultimo esempio, se sono Microsoft, è pubblicare software nuovi e aggiornamenti dei software esistenti. Benissimo. Ora, la key activity quindi è sostanzialmente quello che facciamo, ma non è necessariamente il motivo per cui quello che facciamo crea valore, il motivo per cui veniamo acquistati, il motivo per cui veniamo accolti dal mercato. Decisamente, faccio l'esempio sempre su di me, sul mio passato da sviluppatore, le persone pensano di comprare codice da uno sviluppatore, soprattutto, ancora peggio, gli sviluppatori sono convinti di vendere codice. In realtà quello che vende uno sviluppatore è l'automazione, lo dico bene, l'automazione della soluzione ad un problema analizzato una volta sola. Quindi che io poi risolva una volta per tutte, avendolo analizzato bene, un problema con 10 righe di codice o 1 milione di righe di codice, evidentemente al cliente interessa meno, al di là di considerazioni strategiche sulla manutenibilità del codice, eccetera, eccetera. In generale potremmo addirittura dire meglio, a parità di problema risolto, un programmatore che te lo risolve con 10 righe rispetto ad un altro che te lo risolve in 1 milione di righe. Questo come euristica, come rule of thumb, come criterio approssimativo. Bene, questo perché l'attività non è il valore per cui vendiamo qualche cosa, per cui qualcosa viene comprato, acquistato o acquisito o usufruito. Il valore è proprio è sempre più sfuggente, infatti è proprio complicato da definire, perché il valore ha una componente soggettiva fortissima, non è quasi mai misurabile, e le poche volte che riusciamo a misurarlo crea un precedente di tale gratificazione che cerchiamo poi di misurarlo anche laddove non si possa effettivamente misurare. Il fatto che non si possa misurare oggettivamente è una cosa che nell'esperienza quotidiana viviamo tutti, e in più, per giunta, il fatto che sia quotidiana questa esperienza non necessita, non implica necessariamente che sia per piccole entità. Comprare case, quando facciamo il rogito per una casa, è un'esperienza in cui stiamo attribuendo un valore enorme, certe volte, cioè, spesso, sicuramente quasi sempre di centinaia di migliaia di euro, certe volte di milioni di euro, per un bene il cui valore però non è assolutamente oggettivo. Quindi non confondiamo l'oggettività della definizione di valore con l'entità del valore stesso. Certe volte accettiamo delle transazioni enormi, forse le più, nella vita di una persona, nella maggior parte delle persone nella nostra società, comprare la casa è probabilmente l'investimento, la transazione più grossa di un'intera biografia. Bene, eppure non la facciamo sulla base di criteri oggettivi. Ci illudiamo di oggettivizzare alcuni parametri, per esempio, ho studiato il mercato, in quella zona vale tot, eccetera, eccetera, ma qualunque criterio soggettivo aggregato rimane comunque soggettivo. Ma non per questo non da considerare. Il mio punto è a favore, quindi, diciamo, dell'accettazione di un criterio soggettivo, di una definizione soggettiva del concetto di valore. Ora, a peggiorare le cose, preparatevi quindi sulla chat,
Il valore ha anche come dire, una sua caratteristica sistemica. Non è possibile definire il valore anche in maniera soggettiva una volta per tutte. Cambia, il concetto di valore è dinamico, non è statico. E per dimostrarlo correttamente possiamo fare ricorso alla cosiddetta asta del dollaro, che è un giochino, un esperimento creato e poi da lui eseguito anche con il rigore formale necessario per la ricerca scientifica, che oggi a cui noi invece faremo delle deroghe, da Shubik, un economista degli anni 70, uno dei primi economisti a fondare, come dire, uno dei pionieri dell'economia comportamentale, cioè di quell'economia che studia il comportamento degli acquirenti reali invece di ipotizzare che, come diceva Adam Smith nel 700, gli esseri umani massimizzino sempre l'utile, bla 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 bla. Mi devo sbrigare comunque, andiamo avanti. Quindi, la chiamiamo la Euro Auction e la giochiamo qui. Allora, le regole sono facili. Io metterò all'asta un euro e l'asta parte da 5 centesimi. Si può rilanciare per multipli di 5, non si può rilanciare più di 20 centesimi, così la facciamo durare un po'. Le vostre offerte saranno indicate nella chat. Come tutte le aste, la migliore offerta si aggiudicherà all'euro, ma io verrò pagato dal primo e il secondo miglior offerente. È chiaro? Le lascio qui scritte apposta le regole. Cominciamo a giocare. Chi mi offre 5 centesimi per avere un euro? Ragazzi, 95 centesimi di utile. Mi sembra un ottimo affare. Ricevo offerte? Ok, Emily offre 5. Anche, ok, Luana è arrivata troppo tardi. Emily... 5, fermi tutti. A questo punto, se qualcuno di voi, Emily dice, io in questo momento sto dando 5 centesimi per avere un euro, è un affarone. Benissimo, però pensateci, se qualcuno adesso offrisse, che ne so, 10 centesimi, a quel punto avreste comunque fatto, eccolo qui, Lino offre 10, Luana sempre un attimo dopo, secondo me se usi l'altra chat è meglio perché hai un ritardo. Attenzione, Lyubov, non posso accettare la tua offerta perché non possiamo fare rilanci più di 20 centesimi. Per ora Lino vince e in questo momento Emily, che stava pagando 5 centesimi, sta perdendo 5 centesimi. Non è vero, è stato liberato da Danilo. Danilo paga 40 e Lino è libero. Lyubov offre 35, troppo tardi. In questo momento Danilo sta pagando 40 centesimi con 60 centesimi di utile, ma Lino non è più, è costretto a pagarne 10 a vuoto. In questo momento Lyubov, Sadovskaya, ciao, Ciccio Gavariuparuski, Ruski, ok, comunque, ok, fantastico, ok, in questo momento Lyubov sta offrendo 65 centesimi e Danilo ne sta pagando 40 a vuoto, molto bene, a questo punto... Danilo, piuttosto che perdere 40 centesimi, se ne offre, per esempio, 50, ne guadagni ancora 50. Danilo, preferisci perderne 40 o guadagnarne 50? Aspettiamo Danilo al varco. Oh, Danilo ne offre 60, però l'offerta di Lyubov è 65. Quindi, Danilo, stai pagandone 60 ancora. Quindi, se vuoi, puoi offrire 70 o 80. Molto bene. Notate che da questo momento in poi io sto guadagnando in maniera aggregata più di un euro per darvi un euro, perché sono gli 80 centesimi di Danilo più, attenzione, sono gli 81 centesimi di Lyubov più gli 80 di Danilo. Faccio 1,60 euro. Bene, fermi tutti. A questo punto, Danilo, stai perdendo 80 centesimi contro gli 81 di Lyubov. Se offri, 86, 85. Bravissimo, Danilo, che recupera soprattutto il multiplo di 5. Danilo, Lyubov, 86, a cui sfugge il concetto di multiplo di 5, ma andiamo avanti. Danilo, che fai? Perdi 85 centesimi o ne guadagni 15 o 10, offrendo 90? Danilo offre 90. Danilo, quindi, in questo momento sta offrendo 90 centesimi per avere un euro. Lyubov rilancia con 95 e a questo punto siamo ad un punto chiave. Danilo, tu preferisci andare in pari offrendo un euro o perdere 90 centesimi? Io, cioè Danilo, così stai perdendo 90 centesimi per non avere nulla. Se offri un euro, almeno vai in pari. Danilo ha già offerto 95 Lyubov. Ci siamo quasi. Un euro, molto bene. Ora fermi tutti. Lyubov adesso sta perdendo 95 centesimi.
oppure offrendo 1 euro e 5 centesimi può perderne solamente 5. Qual è la scelta razionale da parte di Lyubov? 1 euro e 05, perfetto, abbiamo superato un altro tipping point. Sostanzialmente avete cominciato a offrire più di 1 euro per 1 euro. A questo punto, Danilo, tu stai perdendo 1 euro. Se offri 1 euro e 10, perdi solamente 10 centesimi. Cosa scegli? Danilo lascia, preferisce perdere 1 euro piuttosto che rincarare l'escalation of commitment. Molto bene, ok, gioco finito. Allora, questo gioco, giocato da Shubik appunto negli anni 70, in condizioni sperimentali portava in media i suoi soggetti osservati a offrire fino a $3.80 per un dollaro, dando così corpo ad un fenomeno noto a tutti quanti quando aspettiamo l'autobus, chiamato come escalation of commitment. Questo escalation of commitment porta sostanzialmente a quello che ci fa aspettare l'autobus, che dovrebbe passare 10 minuti. Quando sono passati 10 minuti aspettiamo altri 5 minuti, è passato un quarto d'ora. Ormai è passato un quarto d'ora, quindi che fai? Non aspetti, sarà per passare, quindi aspetti altri 5 minuti e ne passano 20. Dopo 30 minuti, di fatto sei ancora lì alla fermata aspettando un autobus che ti doveva portare lì in 20 minuti e potevi metterci invece 30 minuti camminando verso la destinazione. Bene, ora, qual è il senso di questo gioco? Il senso di questo gioco è farvi capire proprio apprezzarlo, come il valore sia definito anche dalle mosse che fanno gli altri. Cioè, non solo il valore è soggettivo, ma non è neanche statico. Se gli altri fanno delle cose, cambia il valore delle cose. In questo caso, un euro finiva per valere meno di un euro, o in un certo senso valere più di un euro. Bevo. E questa competizione sistemica sul concetto di valore, vorrei portarvi alcuni esempi molto diversi fra loro. Il primo è la Treccani. Ora, la Treccani la conoscete tutti quanti così, chi è perlomeno sia nato dopo il 2000, prima del 2002. La Treccani era un'enciclopedia rilegata, c'era l'edizione quella rilegata in pelle e oro, cose così, a proposito di definizione di valore. Ora, la Treccani, qualcuno di voi ricorderà Altavista negli anni 90, nei primissimi del 2000, c'era un altro motore, il motore di ricerca più utilizzato era Altavista. È arrivato Google e la competizione fra Altavista e Google ha visto un chiaro vincitore. Ma oltre al conflitto armato, tra virgolette, fra Altavista e Google, ci sono state anche delle vittime innocenti, per esempio la Treccani. Cioè, se voi pensate all'accesso all'informazione come il vero valore dell'enciclopedia, e quindi non l'esattezza o la completezza delle informazioni, è evidente che nella lotta fra motori di ricerca una vittima, tra virgolette, innocente sono state le enciclopedie cartacee. Perché evidentemente il valore che l'utenza cercava non era la esaustività dell'informazione, ma l'immediatezza dell'accesso. E Google è sempre stato più rapido, e qualunque motore di ricerca è sempre stato più rapido di un volume che poi richiedeva degli aggiornamenti. Vi ricordate, c'erano proprio addirittura i volumi, cioè, ho l'edizione del 1987, ma ho il volume di aggiornamento del 1997. Beh, ormai è una cosa che sembrerebbe fuori di testa. Quindi il valore di Treccani è crollato sulla base di una competizione fra due dispositivi, Google e Altavista, che non hanno niente a che vedere con il mondo delle enciclopedie in senso stretto. Treccani non vedeva un motore di ricerca come suo concorrente, al limite avrebbe visto Wikipedia come suo concorrente, ma Wikipedia senza Google non sarebbe la Wikipedia che conosciamo. Nessuno di voi, io non uso, facciamo così, parlo per me, ma io non uso il motore di ricerca di Wikipedia, uso Google, e il primo risultato, siccome Wikipedia ha un page rank molto elevato, il primo risultato è tipicamente, quando cerco un concetto abbastanza generico, è una pagina Wikipedia corrispondente. Un altro esempio è quello di Netflix, in cui vediamo come il valore possa essere ridefinito da aspetti dinamici. Allora, Netflix promette di vedere, vedete, see what, questa è l'home page, lo screenshot dell'home page di qualche mese fa, see what's next, watch anywhere, cancel anytime. Quindi dice, Google, Netflix ci promette di vedere novità, di vederle da qualunque dispositivo e quindi da qualunque posto e di potercene andare quando vogliamo. Che è il motivo per cui io non ho mai fatto Sky, non ho mai fatto Telepiù, non ho mai fatto Premium, non ho mai fatto altri servizi, non ho mai sottoscritto altri servizi, invece qua posso entrare e uscire, entrare e uscire, entrare e uscire. Perché a me piace che se non ci sono più serie che mi interessino o film che mi interessino, basta, non voglio, perché devo pagare? Che è un matrimonio? Siamo fidanzati, basta.
cercavo una serie, Handmaid's Tale, questa qui che vedete in basso nella slide, che in Italia era trasmessa solamente da Team Vision e siccome io non amo fare pirateria, volevo pagare un servizio e leggendo sulla home page di Team Vision, cioè il servizio di streaming online di Telecom Italia Mobile, leggo, ah, disdici quando vuoi anche online, fantastico, allora mi ho detto... Mi sembrava strano, perché con Telecom dietro mi sembrava abbastanza improbabile. E infatti poi nel processo di iscrizione, a un certo punto, nelle righe piccole, e già solo il fatto che fossero righe piccole è una manifestazione di intento etico precisa, leggo. Nel caso in cui non intenda più usufruire del... A parte, vabbè, io mi dovevo insospettire anche qui quando c'era scritto disdici quando vuoi anche online. Ma che vuol dire anche online? Perché invece... Per cui no, non vedo l'ora di mandare un fax, cioè qual è anche online? Si può fare online, ma dammi solo online. Lì c'era già puzza di bruciato. E infatti, nel caso in cui non intenda più soffrire del servizio, questo era proprio, vedete, stavo memorizzando i dati della carta di credito, stavo praticamente per dare accesso al mio conto in banca a sti maledetti. Nel caso in cui non intenda più soffrire del servizio, potrà utilizzare il modulo di recesso, e vabbè, questo è tipico di ogni transazione commerciale, ma poi soprattutto è bellissimo, in tre... E o, già una congiunzione ambigua, il modulo del ripensamento, che con la R maiuscola e l'articolo determinativo sembra un sacramento, cioè io ho fatto la comunione, poi ho fatto il ripensamento. Cioè, capite che quindi evidentemente qui la definizione del il valore vero di Netflix per me qual era? Era cancel anytime, non vedere la serie. Il vero valore era la possibilità di andare via quando qualora volessi. Loro mi hanno promesso la stessa cosa, ma non sono stati in grado di concederla perché probabilmente lo studio legale, l'ufficio legale di Telecom non ha assolutamente capito che la concorrenza si giocava esattamente su questa cosa e invece di mettersi al servizio di una strategia marketing si è messa di fatto a difendere il proprio silos, le proprie competenze, perché tutto sommato nessun avvocato è stato mai redarguito per essere stato troppo prudente. E quindi invece di mettere solo il modulo di recesso metti e o, poi decidiamo dopo, il modulo del ripensamento con la R maiuscola. È evidente che io poi non mi sono più iscritto e questi hanno perso un cliente. Non solo, hanno guadagnato un attivo denigratore in tutti i talk sul valore che faccio in questi anni. Un altro caso di value proposition dinamicamente devastata è quella del bike sharing di Torino. Dopo anni di vita a Milano, felicissimo utente del bike sharing, voi mi sentite con l'accento romano, ma io ho vissuto tanti anni a Milano e adesso è da un po' di anni che sono a Torino, sono romano comunque, e dopo anni di felice utilizzo di un servizio affidabile e su cui si potesse contare di bike sharing anche a stazioni, non per forza flotta mobile, ma basato su stazioni distribuite per la città, cioè il Bike Me di Milano, devo dire che l'esperienza a Torino è stata devastante. Stazioni piene in cui non puoi riconsegnare le bici, stazioni vuote da cui non puoi partire perché non trovi la bici, il meccanismo di sgancio che fa bip 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 dovrebbe funzionare e non ti sgancia la bici, il meccanismo di sgancio che non ti accetta la bici, le bici che si rompono perché le bici di Milano, del bike sharing di Milano, sono fatte con il cardano, non hanno la catena, non scatenano, invece le bici del bike sharing di Torino perdono la catena continuamente, insomma tutta una serie di cose che se tu dici io a Torino ho il comune di Torino dice io io vi ho fornito un servizio di bike sharing. Questa è la value proposition? No, la value proposition è l'affidabilità di un'opzione di trasporto urbano su cui io possa contare. Se io prendo un appuntamento fra 30 minuti perché so che in bicicletta ci metterò 20 minuti, non posso scoprire che poi devo camminare 18 minuti per cercare una bicicletta che funzioni o che io riesca a prelevare. E quindi end-to-end, di nuovo, a livello sistemico, dinamico, non siamo in grado di erogare un servizio e quindi una value proposition. E tutte le cose tipo, i teppisti, i vandali, eccetera, eccetera, chiedetevi perché avete fatto delle scelte fragili al teppismo, perché invece, per quanto non perfettamente immune, il bike sharing di Milano non è soggetto alle devastazioni tipiche. Ah, è una questione di denaro, è una città più ricca, o forse di modello di business, per cui il bike sharing di Milano è usato come piattaforma pubblicitaria, ne vedete qui esempi di Samsung, Ferrero, Coca-Cola, il Pocket Coffee, ok? E questo fa parte del business model, perché adesso poi arriveremo al motivo per cui siamo qui oggi a parlare di business model per le no profit. Ed è qui l'ultimo esempio.
Io sono un donatore seriale di alcune ONG, queste sono due delle mie preferite, ne scelgo due ogni anno e faccio a rotazione perché non si può salvare il mondo da soli, e questo è proprio il tema di cui sto per parlare. Diciamo, faccio l'esempio di UNHCR e Amnesty International, che sono quelle su cui mi sto impegnando in questo periodo, ed è incredibile come io percepisca come le campagne di raccolta donazioni di queste due ONG siano completamente basate, questa è la percezione che ho io rispetto all'esperienza che avevo prima di donare e dopo aver donato, sul chiedere a chi ha donato di ridonare. Mi fermano per strada, non credono, ah, ma io ho già fatto il read ad Amnesty, la gente di Amnesty fa, ah sì, sei sicuro? Così vedo con questo prurito moralista, moralizzatore, per cui io mi devo sentire in colpa perché ti ho appena detto che faccio donazioni e A, non voglio donare di più perché non posso, cioè per chiedere a chi non sta donando, ma secondo, perché non ti posso dimostrare al volo, potrei star dicendo una bugia. È devastante. E questo ci porta all'ultimo concetto della business model canvas che io voglio... su cui voglio concentrarmi, abbandonando il concetto di valore che evidentemente UNHCR e Amnesty International stanno violando, perché la mia esperienza di donatore non è considerata nel modo giusto. Perché io sono un customer segment. Abbiamo detto, dobbiamo concentrarci sui customer segment, quindi abbiamo chiarito cos'è la key activity, abbiamo chiarito cos'è la value proposition, e i customer segment? Ora, a parte che ho sentito dire mille volte, ah, ma il no profit, allora non c'è un modello di business, perché la parola business e no profit non possono andare insieme, che è una sciocchezza pazzesca. Ogni organizzazione, dal freelance in su, qualunque cosa faccia, ha un business model. Anche un'associazione sportiva dilettantesca, anche un circolo sportivo ha un business model. Chiunque crei valore per qualcun altro ha un business model. Perché? Perché per poter creare valore domani devo essere sicuro che la creazione di valore oggi renda sostenibile per me la creazione di valore fino a domani. Considerare tra i customer segment nel mondo no profit non solo i destinatari dei nostri aiuti, i destinatari della nostra azione filantropica, ma anche i donatori è un aspetto chiave e sottovalutato. Per capire bene quali siano le esigenze dei nostri customer segment, possiamo fare uso, questo per darvi anche delle dritte, poi adesso farò un excursus superficiale, poi però avrete materiale per googlarne di più, a IOSA, non troverete niente sulla Treccani di queste cose. La Value Proposition Canvas è il dispositivo compagno, lo vedete qua in cima alla slide, c'è una inversione piccola, c'è una Business Model Canvas, e vedete come la Value Proposition e il Customer Segment vengono zoomati in due altri diagrammi, cioè il Customer Profile e la Value Map. Andiamo sul Customer Profile, facciamo un attimo un piccolo zoom. Il Customer Profile vedete è articolato in tre aree, Customer Jobs, Gain e Pain. Quindi vediamoli un attimo. Customer Job è cosa... il nostro utente, customer e user, qui li possiamo usare in maniera interscambiabile, utenti, clienti, non è detto sempre che il cliente è sicuramente qualcuno che paga, l'utente potrebbe non pagare, però se la mettiamo solo sul monetario è così, invece tutti gli utenti generano valore e tutti quanti possono trarre valore, e soprattutto in un business sostenibile dovrebbe essere così. Scusate, bevo perché ho un secchiello di sabbia in gola. Bene. Quindi il customer job è le cose che il nostro utente sta cercando di portare a compimento. E quindi mi chiedo, il nostro donatore, e adesso io non posso fare esempi perché non ho abbastanza esperienza nel vostro dominio, ma pensate, proprio quello che voglio chiedervi è quali sono le cose che si vuole portare a casa il nostro amico X, tutte le persone che accedono al vostro business model. Ci sono i donatori, ci sono i destinatari dell'aiuto, ci sono i giornalisti. I giornalisti sono partner o sono clienti? I giornalisti sono in cerca di storie da raccontare o vi aiutano o sono filantropi della filantropia, per cui vi aiutano a sostenere il vostro business model? Forse sono persone anche in cerca di storie da raccontare, quindi possono essere considerati degli utenti invece che dei partner. Ora, i customer job possono essere articolati in tre categorie fondamentali. Quattro, ma tre sono più importanti. I functional job, cioè cosa sto cercando di fare? Io voglio donare denaro? Voglio aiutare quella categoria debole, fragile? Bene,
Quindi ci chiediamo, è facile farlo? Voi rendete facile la vita dei vostri donatori? Rendete facile la vita ai giornalisti? Poi ci sono i social job. Sostanzialmente se vendiamo martelli, il functional job di un martello è piantare chiodi, perfetto. Dopodiché ci sono dei social job, ci sono dei martelli più belli, se non ci credete andate in un qualunque grande centro commerciale del fai da te e troverete che ci sono martelli che, voglio dire, a livello funzionale fanno tutti la stessa cosa, però ci sono dei martelli molto più belli che costano molto di più. Molto più belli, sì, perché magari sono gialli e neri, sto facendo riferimento ad alcuni brand famosi, per cui giallo, bello, brillante con il nero, questo design pazzesco, esattamente come Steve McQueen in questa slide non compra certo una macchina del genere solo perché deve andare a fare la spesa o portare i bambini all'asilo. C'è una questione di status. Voglio influenzare quello che gli altri pensano di me. E così voglio influenzare anche quello che io penso di me o quello che io sento di me. Perciò potrei comprare un martello o un altro perché mi fa sentire più sicuro se ha un'impugnatura in caucciù vulcanizzato al molibdeno che impedisce che mi scivoli e mi finisca sul piede. Ok? Bene, pensateci quindi già in questi termini, potete già pensare quali sono i customer job che io sto cercando di far compiere, portare a termine ai miei customer segment. Dopodiché, vi ricordate nel diagramma, torno qui, ci sono pain e gain. Bene, i pain cosa sono? I pain sono i fastidi, le scocciature, come le mosche sul muso di questo povero cavallo. Cos'è che mentre cerco di portare a termine i miei job to be done mi disturba, mi ostacola, oppure mi fa ottenere quello che non voglio? Beh, ci sono sicuramente anche qui tre tipi. Ci sono i risultati non desiderati. Quindi, volevo lavare i piatti, l'ho sporcati più di prima. Adesso faccio esempi stupidi. Oppure gli ostacoli, per esempio, vorrei andare a Torino Sud con la bicicletta, ma purtroppo non ci sono biciclette funzionanti nei 7 stalli più vicini a casa mia. Se notate questo tono di acredine, è perché sì, sono assolutamente arrabbiato. Oppure i rischi. Perciò, tra due bike sharing, uno è il rischio di rimanere con la catena per terra perché si spezza per cattiva manutenzione, oppure un altro non ha la catena, ma ha un albero di trasmissione, quindi è solidissimo e non si distrugge, quindi non rischio di non arrivare, non rischio di farmi male, non rischio di sporcarmi le mani, perché questa è un'altra cosa, andare ad un appuntamento dove rimettere la catena a mano, sporcarsi di grasso, non è esattamente l'esperienza più desiderabile. Questi sono i pain che potremmo risolvere. Quindi vi chiedo, quali sono i pain dei vostri utenti? Quali sono i vostri utenti e quali sono i pain che possono sostanzialmente contribuire a chiarire qual è il valore per loro, il valore reale? Per Netflix è lo streaming o il fatto di andare via quando voglio? Per me era andare via quando voglio. Customer gain. E quindi qui andiamo sull'upside. Quindi cosa, il job to be done, qual è il compito, la cosa che stiamo cercando di vedere completata? È XY. Ma cosa otteniamo? Qual è l'outcome, il beneficio quando riesco a chiudere questo, per esempio, qual è il customer gain di un servizio di bike sharing? Una bella pedalata? No, è avere un'alternativa alla macchina per il trasporto urbano. Se non è un'alternativa alla macchina, dove la macchina mi offre dei gain, che la uso quando voglio, che mi ripara dalla pioggia, che ci sono una serie di cose, se non consideriamo i customer gain, soprattutto non riusciamo ad ottenerli, della key activity, cioè ho comprato 12 biciclette e le ho messe lì, poi vedete un po' voi, non stiamo erogando reale valore. Il gain, tanto per rendere più, come dire, suscitare delle riflessioni più facili, posso assolutamente dividerli in 4 categorie. Ci sono i gain richiesti, ora qui le slide le vedrete con riferimento alle acque minerali. Perciò il primo requisito un gain requisito dell'acqua minerale è la potabilità. Deve idratare in maniera compatibile con la vita umana. Se vi sembra una cosa ridicola, sappiate che buona parte delle acque minerali effervescenti del Lazio, chi è stato a Roma conosce magari l'acqua di Nepi, l'acqua Egeria, queste acque sono spesso, per questioni legate alla loro origine vulcanica, quindi a contatto con composti dello zolfo, sono spesso borderline sui livelli di potabilità, per cui nitriti, nitrati, sapete quelle cose lì, non si può
certe volte potrebbero rischiare di non essere potabili. Ovviamente poi sono potabili, ma è una cosa che deve essere certificata perché è un gain richiesto. Dopodiché ci aspettiamo che ci siano diverse forme di bottiglie, quella più comoda da portare, quella che mi permette di spendere di meno. Questi sono gain attesi. Poi ci sono i gain desiderati, ci sono quei gain che, ok, non sarebbe bello se sarebbe fantastico se dell'acqua minerale che bevo, senza introdurre zuccheri, senza introdurre componenti nutrizionali sgradite, mi desse anche un contributo vitaminico. Perché no? Questo è un gain desiderato. Certo, non è atteso, non ci aspettiamo che l'acqua sia sempre vitaminizzata, non è richiesto, però può essere una cosa che desideriamo se siamo magari in fissa col fitness. E poi ci sono delle acque che hanno addirittura dei gain, dei vantaggi, dei benefici inattesi, per cui funzionano molto meglio del previsto. Quindi, che cos'è? Quali gain potete offrire ai vostri utenti? I vostri donatori, qual è il gain che vorrebbero ottenere? Pensateci, secondo me il donatore vuole sentirsi giusto, vuole sentirsi in pace con la coscienza, vuole esibire il fatto che faccia beneficenza o meno? Va bene. Fatto sta che poi alla fine noi dobbiamo comunque progettare un servizio o un prodotto che crei gain e allevi i pain. E questo, su questo ci fermiamo di meno perché dipende dal specifico vostro dominio e ognuno ha idee. Questa è la parte creativa della creazione di value proposition, cioè sostanzialmente delle idee imprenditoriali o se volete delle idee di... sì, sono idee imprenditoriali anche quando si tratta di no profit. Questo è proprio il punto che sto sostenendo oggi. Bene, quindi salto questa parte qua e vorrei piazzare a questo punto un ultimo punto con una discreta puntualità che è importante. Allora, alcuni di voi potrebbero aver già visto, mi aspetto che molti di voi lo abbiano già visto, questo talk di Dan Pallotta che dice "The way we think about charity is dead wrong", in cui sostanzialmente, questo è un TED Talk del 2013, in cui il nostro amico Dan Pallotta sostiene una tesi precisa. Lui dice: le ONG vengono attaccate perché fanno marketing, perché spendono denaro su attività collaterali. Ora voi potete dare un nome a queste cose, alle key activity, quando dovrebbero spendere denaro solamente, se per la vulgata, dovrebbero spendere denaro solamente a sostegno diretto della propria value proposition, perciò se hai un euro spendilo tutto quanto in sacchi di riso per i bambini in Africa e non per fare pubblicità alla tua attività sui sacchi di riso in Africa. Questa cosa, Dan Pallotta dice, è strettamente errata. In generale possiamo affermare che il punto è, possiamo aprirlo, diciamo, il punto possiamo spiegarlo bene con una domanda: è meglio usare il 100% del budget per comprare cibo per 100 bambini o usare il 20% del budget per comprare cibo per 10.000 bambini? Il punto è, se noi abbiamo una percezione olistica, non sto abusando di un termine che tipicamente è abusato, in questo caso lo intendo proprio in senso stretto, da vocabolario, per cui se il business model, il modello di business della nostra no profit è caratterizzato dall'interazione fra le sue 9 componenti, quelle descritte dal business model, e sono particolarmente critiche la key activity, la value proposition, il customer segment, è evidente che non posso parzializzare i miei sforzi su uno solo di questi 9 o su due soli di questi 9 componenti, sperando che tutto il resto funzioni di conseguenza. E questa cosa succede semplicemente perché noi siamo esposti alla colpevolizzazione, quando invece potremmo agire a testa alta per eseguire un business model e mostrare come eroghi valore in maniera più efficace se facciamo le cose che pensiamo siano giuste per sostenere il nostro modello di business, laddove se funzionano o no si può dimostrare. L'esempio, il 100% del budget per comprare cibo per 100 bambini o il 20% del budget per comprare cibo per 10.000 bambini, chi sta usando tutto il denaro per salvare i bambini direttamente, per comprare cibo? Chiaramente quelli che usano il 100% del budget. Ma è più importante usare la percentuale di budget giusta, quindi allocare il budget è una key activity, o è più importante salvare tanti bambini?
che è la value proposition. Separare la key activity dalla value proposition è importante come, per un libero professionista come me, separare il valore creato per il mio cliente da come spendo il tempo per farlo. Io non permetto mai ai miei clienti di dire: ah, ma tu hai lavorato un'ora o sei ore a questa cosa. Loro non sanno proprio quante ore avrò lavorato e quindi non devono sapere neanche come io allocherò il budget. Devono sapere che io quest'anno gli ho fatto fare più denaro dell'anno scorso, esattamente come gli spettatori, a questo punto un altro customer segment di una ONG, devono sapere che l'anno scorso abbiamo salvato meno bambini di oggi. E le key activity sono affare nostro. Perché l'importante, l'unica cosa che conta è che noi dobbiamo creare valore per il nostro business. Ma quindi dobbiamo farlo creando valore per i nostri utenti, tutti gli utenti, quindi anche i donatori, anche i giornalisti, anche l'opinione pubblica. E dobbiamo fare in modo poi che i nostri utenti possano creare valore e rendere sostenibile a loro volta il nostro business, perché noi si possa erogare ancora valore per loro. Sono le 12.55. Vi ringrazio. Bene, domande? Poi ci sono un paio di slide a conclusione. Ci sono domande? Per ora nessuno ha scritto niente, quindi a proposito del fatto che potrei aver detto tutte fandonie, però vi invito anche a scrivere perché io abbia detto fandonie, non rischio di offendermi, ecco, veramente. Allora, vediamo se arriva qualche domanda nel frattempo. Intanto ti ringrazio, Jacopo, non credo che tu abbia detto fandonie. Secondo me è stato molto interessante, ma magari questo è un tema piuttosto nuovo per il settore, ecco. Certo, quindi non so, cioè, se nella migliore delle ipotesi, per me. No, sono sicura che è così. E, ecco, vedi, Ana ha conferma. Magari ha bisogno un attimo di sedimentare per poi far arrivare le domande, ecco, quindi... Non so se... Ok, allora, nel frattempo prendo tempo e vi dico che su jacoporomei.com voi trovate in home page tutti i miei contatti social, quindi Twitter, LinkedIn, Instagram, il telefono e l'email, tutto in chiaro, proprio per la serie, come dicono a Roma, spam non te temo. quindi qualunque considerazione anche a freddo vogliate fare con me, critica o entusiasmo, qualunque cosa, voi 24/7 potete contattarmi e veramente sono a disposizione per ogni chiarimento, indicazione, suggerimento, anche appunto ricevere critiche lo faccio molto volentieri, perché la mia sessione prossima potrà migliorare solamente se mi dite che cosa avreste voluto di meglio da questa. E prima di ringraziarvi, vediamo, molte storie sono molte, per cui prima vi metabolizzo e poi eventualmente chiedo, complimenti di Iago, grazie Marica, grazie per i contatti, per eventuali considerazioni, B.Cannas. Ok, a questo punto non ci sono... secondo la normativa di terzo settore, è arrivata una domanda. Leggo. Eccola. Secondo la normativa di terzo settore che sta per entrare in vigore, quanto possiamo in realtà spendere del budget per la promozione e per l'organizzazione? Questa è una domanda super tecnica a cui io non so dare una risposta, ma forse Francesca sì. No, neanch'io, ma forse la poteva dare Carlo Mazzini, quindi magari proviamo dopo a ribaltarla su... perché questo è Anonymous Attendee, quindi lo sappiamo chi sei, ma proviamo a ribaltarla dopo, provo a chiederla a Carlo, che è uno speaker che è venuto prima, magari ci sa dire qualcosa. Magari Jacopo, se vuoi, prima di chiudere, vuoi consigliare magari un libro o qualche lettura, non lo so, perché... Allora facciamo così, smetto di condividere le slide, così mi vedo meglio io per l'inquadratura, soprattutto solo per quello. Ok, mi vedete, vero? Sì. Ok, allora, al volo il libro che ho citato implicitamente fino adesso è questo, Business Model Generation di Pigné e Osterwalder, ma una cosa bella di questo 2020 che ci porta a fare questi interventi invece che dal vivo da casa è che ho tutta la libreria dietro e ve ne faccio vedere anche un altro paio. Allora, voilà e voilà. Allora, segnate perché sono libri decisivi, veramente mi hanno proprio svoltato. Allora, il secondo che riconoscerete nei concetti che abbiamo presentato è Value Proposition Design. Piacerò anch'io. Yes. Testing Business Ideas, questo è un altro libro fondamentale. È una serie da quattro, vedete che hanno tutti uno stesso formato.
E il quarto e ultimo, che è quello che ha il titolo più brutto, perché sembra un po' clickbaiting, ma in realtà è un bel libro, è questo, The Invincible Company, che nel vostro caso potrebbe essere The Invincible Organization. Questi libri, questi quattro libri, sono uno il seguito dell'altro e costruiscono ognuno concetti sulla base di quelli precedenti ed è molto, 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 molto interessante. Fabiano chiede, dove inserisci nel modello presentato la questione dell'accountability? Per noi è fondamentale dimostrare donors dove spendiamo le risorse e che impatto hanno. Ottimo punto! Vuol dire che per i donors, come customer segment, fa parte del valore percepito sapere di aver dato soldi che sono andati a buon fine. Ma per rendere sostenibile questo sistema, vi ricordate la slide con le due frecce a cerchio, dobbiamo essere sicuri anche che i donor accettino che non tutti i loro soldi vengano usati, vengano convertiti in sacchi di riso, ma vengano convertiti in tutto quello che serve per avere sacchi di riso per un tempo indefinito e in misura crescente nel futuro. Nessuno è cattivo, né i donor né voi chiaramente, il problema è esplicitare i termini di valore in modo tale che l'accordo sia esplicito, invece di assumere che le persone possano capirsi da una parte e dall'altra. Spero di averti risposto, Fabiano, chiaramente in sintesi, sono le 13.01 e tutti hanno fame. Siamo perfetti, sì. Grazie mille Jacopo, davvero. È stato grazie molto interessante, poi magari potete spammarlo tranquillamente, noi sì, del master sì. L'abbiamo sempre fatto. E, auguro a tutti pranzo, adesso c'è la pausa pranzo per mezz'oretta e torniamo alle 13.30 qua, sempre sullo stesso link. Grazie mille ciao Jacopo. A tutti, ciao. A presto, ciao. Ciao, buona giornata. Ciao.